Ciao, vediamo insieme come creare un effetto pioggia realistico con Adobe Photoshop. Abbiamo caricato la nostra immagine nell'area di lavoro, la prima cosa da fare è spostarci nel pannello Livelli e da qui andare a duplicare il livello sfondo che di default è bloccato. Dopodiché aggiungiamo sopra questo livello un livello vuoto cliccando qui in basso su quest'icona a destra, crea un nuovo livello. Con il livello selezionato, andiamo ad aprire la finestra dei metodi di fusione e andiamo a selezionare il metodo di fusione scolora. Cominciamo già a rendere vivo l'effetto che stiamo per applicare. Mantenendo sempre il livello selezionato, ci spostiamo ora sul menu Filtro, Rendering e andiamo quindi ad applicare l'effetto fibre. Ora si aprirà questo pannellino opzioni dove noi possiamo andare a parametrare appunto dei valori, cioè la varianza e l'intensità, che servono appunto a determinare, come possiamo vedere in questo box di anteprima, quale deve essere l'intensità dell'effetto di queste linee discontinue, chiaro-scure, che dobbiamo andare ad applicare sull'immagine. Accortezza. Facciamo sempre bene attenzione ai colori in primo piano e secondo piano. Assicuriamoci che il colore in primo piano sia bianco e il colore in secondo piano sia nero. Possiamo vedere dal termine della palette degli strumenti. In questo modo anche le fibre, quindi queste linee discostanti, saranno appunto bianco e nere. Diamo l'ok. Ora, dopo aver applicato questo filtro, ci dobbiamo spostare qui in basso, dove c'è quest'iconcina, cliccare e andare ad aggiungere un livello di regolazione che ci permette appunto di parametrare tutta una serie di fattori tra cui le luci, il contrasto, i colori, l'esposizione dell'immagine in base a come è stata anche fotografata. Per lo stesso effetto possiamo anche andare su immagine regolazioni. Il livello di regolazione è valori tonali. Torniamo qui in basso, andiamo a selezionare quindi valori tonali. La prima cosa da fare è assicurarci che questo effetto che noi andiamo adesso a parametrare vada a incidere soltanto sul livello appena sottostante e non su tutti i livelli che abbiamo nel nostro pannello. Dopodiché andiamo a spostare. Qui vediamo tre marker, il marker dei toni scuri, medi e della luminosità. Andiamo a spostare quindi quello dei toni scuri più in basso in modo da avere l'effetto che vediamo in anteprima. Chiaramente lo spostiamo fino più o meno a questa posizione e spostiamo anche il livello delle luci un po' più indietro, così anche quello in basso. Quindi abbiamo come valore di luminosità in uscita questi che abbiamo parametrato, che rispetto alla luce e ai toni scuri dell'immagine originale chiaramente già ci consegnano, ci restituiscono un risultato differente. Come possiamo vedere, nascondendo o evidenziando il livello appunto dell'effetto di regolazione. Ora andiamo a selezionare il livello sul quale abbiamo applicato l'effetto pioggia, andiamo a diminuire lo zoom in modo da allontanarci dall'area di lavoro, selezioniamo uno dei quattro angoli e andiamo ad ingrandire in modo proporzionale, quindi semplicemente trascinando il mouse, il livello sul quale è applicato l'effetto. Dopodiché, spostandoci verso uno degli angoli, si renderà attivo la possibilità di roteare, quindi di ruotare l'effetto in modo da avere una pioggia che cade in modo diagonale, appunto, diciamo abbastanza realistico. Dopodiché andiamo a cliccare su OK, confermiamo qui dal pannellino dinamico. Facciamo uno zoom in avanti, che possiamo farlo anche con Alt e lo scroll del mouse, oppure qui dove c'è alla fine della palette strumenti lo strumento zoom, possiamo andare a rendere lo zoom in avanti o indietro cliccando semplicemente su Alt indietro, oppure normale clic del mouse in avanti. Ora non ci resta che applicare un ultimo passaggio per rendere effettivamente realistico questo effetto pioggia. Quindi con il livello sempre selezionato, andiamo su filtro, sfocatura, effetto movimento. Qui chiaramente è consigliato l'aggiunta di questi parametri più o meno fissi, semplicemente perché consegnano, diciamo, un effetto realistico rispetto a quello che vogliamo realizzare. Quindi un angolo di meno 70, ma chiaramente possiamo sempre variarlo e lo vediamo dall'anteprima in corso. Ricordiamoci di selezionare la modalità anteprima, quindi cambiando l'angolazione possiamo decidere appunto come deve variare l'angolo con cui queste fibre, chiamiamole così, queste linee cadono verso il basso e chiaramente anche la distanza. Dipende molto anche dalla grandezza dell'immagine, ma chiaramente più aumento, più diminuisco, più saranno sottili e intense le linee e di conseguenza la distanza tra le singole. Diciamo che per il momento mi accontento di questo effetto.
magari lo aumento leggermente, sento di avere raggiunto il mio scopo, clicco su ok. Ricordati di iscriverti al canale per non perderti nessun altro video su Illustrator, Photoshop e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video!